Oggi qui a Pianella per parlare di un tema molto, purtroppo molto di moda adesso, quello del Blue Whale. Sì, un tema che ci ha toccato direttamente a noi dirigenti della provincia di Pescara e della regione Abruzzo e per il quale a diverso titolo ci siamo impegnati proprio per cercare di contrastare questo fenomeno e soprattutto contrastare un uso inappropriato del web da parte dei ragazzi. Ecco. Questa è la finalità. Per questo ho gradito molto questo incontro e soprattutto il riferimento ad un ascolto attivo, dove ascolto attivo significa appunto saper leggere non solo ciò che ci dicono direttamente i ragazzi, ma anche saper leggere, i loro comportamenti, le variazioni d'umore, in modo da proteggerli da quelli che sono i rischi incombenti del web. I ragazzi ormai vivono la loro solitudine e vivono in un mondo, virtuale. L'ascolto attivo ci permette di capire le loro emozioni, di capire anche i loro cambiamenti e i loro disagi. Pertanto, lavorare su quello sicuramente può portare ad arginare il problema e quantomeno a controllarlo, quindi è una forma di prevenzione. Ho voluto come genitore e come rappresentante delle istituzioni, consigliere comunale di Pianella, occuparmi di questa vicenda. Ho sentito i genitori, ho sentito delle preoccupazioni, ho ascoltato e quindi mi sono dato da fare. Ho contattato, la professoressa Catalano e insieme abbiamo organizzato questo convegno. Credo sia importante dare ai genitori gli strumenti necessari per poter stare vicino ai figli in un mondo che cambia velocemente, senza pregiudizio e senza il giudizio nei confronti dei figli, ma con l'ascolto attivo.